Buongiorno, ci troviamo qua per il primo convegno legato al turismo sostenibile, e questo è il convegno italo-tedesco che affronta un tema così importante, così sentito sia in Germania ma ora anche in Italia. E questo primo convegno possiamo dire che è la prosecuzione naturale di un appuntamento che ha visto protagonista l'anno scorso l'Università di Bielefeld e l'Istituto Ruffini d'Imperia, che è l'istituto nel quale io insegno. E per 4 giorni l'anno scorso gli studenti e i ricercatori dell'Università di Bielefeld sono stati ospiti da noi, affrontando appunto già temi propedeutici a questo primo convegno. È bello vedere come le cose abbiano una certa continuità. Infatti, grazie a questo incontro dell'anno scorso, ne è nato quest'anno un convegno molto più specifico, dove verranno affrontati i temi importanti. E la partecipazione nostra è una partecipazione che ci rende molto orgogliosi, anche perché i nostri studenti, 12 dell'Istituto Ruffini, delle classi quarte, hanno posto delle domande in lingua tedesca ad uno studente di Bielefeld proprio sul tema della mobilità sostenibile e sul come è possibile muoversi appunto in Peria, in Liguria, senza l'utilizzo dell'auto. Quindi un tema assolutamente importante, attuale e doveroso per i nostri giovani, per vivere in una società sempre più rispettosa dell'ambiente. E sono molto contenta di essere qua ospite all'Università di Imperia. Mi fa piacere appunto che questo convegno sia proseguito quindi nel nostro polo universitario, ed è sicuramente questo un punto a favore per la nostra città. E ringrazio quindi fondamentalmente la professoressa Daniela Ambrosino e la professoressa Susanne Hecht per questa grande opportunità che è stata data alla nostra scuola. Il lavoro che ho svolto con i ragazzi è stato possibile grazie all'aiuto della nostra esperta madrelingua, che è la professoressa Bianca Grommel, che collabora con noi da molto tempo. Grazie. Buongiorno, sono Jens Pape dall'Università di Bielefeld e faccio una relazione sulla viabilità nella Liguria, anche nella zona vicino qua a Imperia, nell'età antica, cominciando dalle strade radar romane e poi medioevale e anche dopo. E parlo anche su alcuni viaggiatori interessanti e famosi che si sono fermati qua. Allora, con la collaborazione dell'Università di Bielefeld e l'Istituto Ruffini di Imperia abbiamo organizzato questo primo convegno studentesco italo-tedesco per parlare di turismo e di sostenibilità. I nostri studenti del corso di Scienze del Turismo affrontano l'argomento spiegando ai compagni tedeschi e italiani parlando in inglese, e i nostri studenti del Ruffini invece parlano in tedesco. Quindi è un momento di scambio culturale importante. I ragazzi tedeschi invece affrontano gli argomenti in italiano. E abbiamo creduto che insomma fosse davvero importante metterli a confronto, invitarli qui, e speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di occasioni per poterci confrontare a livello internazionale. Mi chiamo Susanne Hecht, sono direttore del Centro Linguistico dell'Università di Bielefeld, al nord della Germania, città della Cameo ad esempio. E siamo qui a Imperia, al polo universitario, per un convegno studentesco sul turismo e la sostenibilità. Lo scopo è mettere in azione le conoscenze linguistiche, sia quelle degli studenti tedeschi che parlano in lingua italiana, sia quelli del corso di laurea di turismo qua a Imperia, che presentano e discutono in lingua inglese. La lingua in azione. Buongiorno, stiamo assistendo a un convegno sul turismo sostenibile tra una università tedesca e un'università italiana, e con la partecipazione dell'Istituto Tecnico Turistico Ruffini d'Imperia. E noi ragazzi del Ruffini abbiamo fatto un dialogo in lingua tedesca tra un turista tedesco e un ragazzo imperiese sulla mobilità sostenibile nella provincia. E abbiamo parlato di diverse località, come per esempio Dolceacqua, Sanremo, Diano Marina, come raggiungerle in modo sostenibile, per esempio con la bicicletta, il treno, il bus. E grazie mille.